Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook. Bene, oggi facciamo un video che riguarda una tematica che non ho affrontato molto, o meglio non ho affrontato moltissimo, e che riguarda il riscaldamento. Ma non tratteremo nello specifico come fare il riscaldamento, cioè non vi voglio dire passo a passo come fare il riscaldamento, poi va bene, magari in futuro butterò dentro un video dove vi faccio vedere come faccio il riscaldamento io, ma all'interno di questo video voglio spiegarvi come fate voi a riconoscere che un riscaldamento è sufficientemente buono oppure no, ok? Quindi se anche a te è mai capitato, si dice se anche a te, sì, se anche a te è mai capitato di fare un riscaldamento e metterti ad eseguire per esempio delle serie di isometria o di piegamenti in verticale al muro o di trazioni e ti accorgi che la seconda serie del protocollo di allenamento è meglio della prima, dovresti magari provare a pensare che il riscaldamento che stai facendo non è poi così buono, ok? Questa dovrebbe essere l'idea del video. Questa cosa di cui vi sto parlando capita e è capitata ad alcuni miei allievi che magari non fanno esattamente il riscaldamento che suggerisco io. Magari entrano in palestra, 5 minuti di corda, un po' di rotazioni e via con l'allenamento. Questa è la cosa più sbagliata che si possa fare. Ora, voi immaginate che il cervello è una sorta di batteria che si carica progressivamente e che quando è carica al massimo può essere spremuta come un limone su uno spremiagrumi alla grande, ok? Ora immaginate anche che la condizione in questa batteria, in cui questa batteria è così, ok, e che non può essere spremuta in quel momento lì, è quando voi vi alzate dal letto. Quando voi scusate, vi alzate dal letto, siete mezzi tonti, tanto che non vi mettereste mai a fare una verticale. Non vi mettereste mai a fare un'equazione differenziale o un'integrale di secondo grado, ok? Cosa fate? Il massimo che fate è lavarvi la faccia, vestirvi e andare a ingurgitare cibo nella colazione, giusto? Cose semplici. Poi un po' alla volta il livello di attivazione sale e voi potete iniziare a mi preparo, magari mi metto alla guida, raggiungo il posto di lavoro, divento operativo. Bene, siete arrivati, che so, dal livello meno 20, che è quello dove stavate dormendo, al livello 0. Semplice. Poi voglio allenarmi. Quando mi alleno, mettiamo che sono a livello 0. Per poter sfruttare bene tutta la mia attivazione, devo prepararmi ed arrivare a livello 20. Questa preparazione la si fa con riscaldamento generale, che comprende magari la corda, le attivazioni posturali e via dicendo, e poi con il riscaldamento specifico, che può essere visto come inserire delle serie di riscaldamento, delle didattiche che devo allenare io, che invece per esempio nel contesto dell'allenamento con i pesi non è altro che fare delle serie di ramping, cioè accrescere magari prima serie con 10, seconda con 8, terza con 6, quarta con 4, poi magari mi alleno e faccio il mio 6x3 con un certo carico, ok? Quindi un ramping. Ma ragazzi, non è che cambia qualcosa dal sollevare un peso in palestra a sollevare noi stessi. Il concetto di ramping ha questo parallelismo tra il mondo dei pesi e il mondo del corpo libero, dove con i pesi si tratta di fare un avvicinamento al carico allenante e nel mondo del calisthenics è fare un avvicinamento alla skill che devo allenare. Se voi non fate questo avvicinamento graduale, sostanzialmente la prima serie del protocollo di allenamento che farete rappresenta quasi sempre un riscaldamento e inizierete a essere performanti forse dalla seconda o dalla terza serie. Se questo succede, vuol dire che se siete performanti dalla terza avete buttato via le prime due, se siete performanti dalla seconda avete buttato via la prima, se siete performanti nell'ultima avete buttato via le quattro serie iniziali. Quindi il discorso è: utilizzate sempre, quando fate potenzialmente la miglior performance, per capire se il riscaldamento che avete fatto è quello ideale. Poi, se invece anche la prima serie fa schifo, probabilmente non arrivate neanche a target, avete fatto un riscaldamento secondo voi buono, probabilmente significa che il riscaldamento era troppo intenso. Ma allora in quel caso bisogna capire se il vostro fisico è pronto per un riscaldamento di quel tipo lì, ok? Oppure, se non lo è, c'è poco da fare, ok? Quindi questo deve essere un ottimo spunto di riflessione, perché sicuramente a tutti, me compreso, è capitato che magari la prima serie del protocollo di allenamento non fosse la migliore, ma che magari fosse la terza.
Questo me ne sono accorto soprattutto in planche e me ne sono accorto soprattutto nel lavoro agli anelli, quindi la croce verticale, il lavoro per la rondine e via dicendo. Ma soprattutto se dovessi fare un raffronto, di più agli anelli rispetto che alla planche. Quindi è probabile che lo schema motorio che devo andare ad affrontare sia talmente complesso rispetto alla situazione di riposo, che è quella dove io entro in palestra e inizio a fare riscaldamento, che per arrivare là è necessario attivarsi molto, molto di più.